Salve a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Maria Chiara e qua si parla di libri, libri che leggo, libri che scrivo, libri che vorrei comprare, libri a 360 gradi ed è direttamente collegato col mio book blog L'arte dello scrivere forse che potete trovare su Tumblr. Mi raccomando, visitatelo, trovate il link qui sotto nell'info box dove troverete anche il link a tutti i miei social dove parlo di libri. Oggi il secondo post dedicato ai bad boys, cioè ai cattivi ragazzi, e stavolta si tratta di una lista di libri con bad boys che però sono romanzi contemporanei rosa. Premessa importantissima. Siccome la prima lista riguardava i romance storici con bad boys e parlava soprattutto quindi di libertini, seduttori, nobili scapestrati, eccetera, ho voluto ricalcare quell'onda anche nella lista di romanzi contemporanei. Quindi qui non troverete bad boys del genere mafioso, masochisti, i tipici bad boys dei dark romance, quindi persone veramente con dei problemi gravi psicologici che li rendono persone instabili, e non troverete nemmeno i bad boys universitari dei romanzi new adult. No, qui io ho scelto di fare una lista di romanzi contemporanei rosa con cattivi ragazzi, ma per cattivi ragazzi intendo sempre dei seduttori, dei playboy, niente di grave, a parte due casi un pochino più gravi, ma niente di grave perché ho voluto mantenere la linea playboy seduttore che avevamo cominciato nell'altra lista. Ma arriviamo subito al dunque. Come sempre, si tratta sempre di una lista personale che riguarda libri che ho letto e che mi sento di suggerirvi perché sono piaciuti a me. Sicuramente vi accorgerete che mancheranno dei titoli che magari invece sono piaciuti a voi. Non esitate nei commenti qui sotto o al post collegato con questo video a elencare i libri di questo genere che invece voi avete amato. Allora, io come primo libro di questa lista metto Ghosted di J.M. Dalloway, che è stato tradotto in italiano l'anno scorso. Parla di un famoso attore che per anni è stato dipendente da alcol e droga, che finalmente è arrivato a un punto veramente di non ritorno, trova la forza per disintossicarsi e trova anche il modo per tentare di riavvicinarsi a sua figlia e alla sua ex moglie. Cosa non facile perché la sua ex moglie, quando erano giovani innamorati, l'aveva mantenuto mentre lui studiava recitazione, e poi lui, una volta famoso, l'ha mollata lì. Quindi capirete che per donargli una roba del genere non è proprio il massimo, non è facilissimo, ma il libro comunque quindi tratta sicuramente di un cattivo ragazzo, nel senso che questo ha rifuggito le sue responsabilità e adesso deve tornare sui suoi passi. Quindi è sicuramente un romanzo rosa del genere second chances, cioè una seconda possibilità, ma secondo me rientrava benissimo anche in questa lista. Poi al secondo posto di questa lista metto un'autrice che secondo me andrebbe citata con tutti i suoi libri in questa lista, a dire il vero, e si tratta di Kristen Ashley. Allora, Kristen Ashley ha fatto veramente un sacco di serie anche dedicate proprio alle gang di motociclisti, però non fuori legge e non particolarmente violenti, diciamo un po' ai confini della legalità e illegalità. Ha fatto altre serie con appunto altri uomini che sono o guardie del corpo o mercenari, comunque tutta gente abbastanza che ha a che fare con un mondo violento e anche illegale, ma ha anche fatto magari dei romanzi con sceriffi, poliziotti, insomma. Se cercate dei cattivi ragazzi e dei bravi ragazzi, in Kristen Ashley trovate entrambi, però forse più cattivi ragazzi. E avrei potuto citarvi quasi qualsiasi libro suo, ma ho scelto Non dirmi di andare via, che in originale si intitolava Motorcycle Man, che fa parte della serie Mystery Man. Una serie che io ho amato, una serie di cui vi ho parlato molto spesso sul mio blog, a cui ho dedicato anche un video dove vi elencavo appunto i miei libri preferiti, la mia top 10 dei libri preferiti di Kristen Ashley. Qui il protagonista è presidente di un club motociclistico che in passato era una gang, ma adesso si è legalizzata e si occupa di customizzare auto. E è la storia di lui che incontra la nuova segretaria di questo loro negozio di carrozzeria, però di lusso. E lei, anche lei, ha un passato problematico alle spalle, lui idem perché ha un'ex moglie che viene dall'inferno e due figli. Lei invece nel passato ha avuto gravi problemi sul lavoro, è stata mobbizzata, quindi psicologicamente è un tantino fragile, i due cozzano subito.
Però alla fine lei dovrà cedere alle avance di lui perché lui è praticamente irresistibile. Poi c'è anche un po' di avventura, rapimenti, insomma c'è veramente un po' di tutto e sicuramente il protagonista in questo caso è il tipico cattivo ragazzo che si è redento ma non del tutto. Poi in questa lista metto ben tre libri di un'autrice. Perché ne metto ben tre? Allora, ne metto ben tre perché secondo me i suoi protagonisti sono proprio quel genere di playboy, però alla fine dal cuore d'oro e che vuole essere redento, che andava bene per quello che cercavo da mettere in questa lista. Inoltre, i suoi libri sono anche facilmente reperibili in italiano, quindi volevo anche darvi la possibilità, soprattutto con i romanzi rosa contemporanei, di poter acquistare i libri di questa lista senza alcun problema. E i libri di Susan Andersen sono facilmente reperibili addirittura anche in ebook a un costo esiguo e sono molto carini. Il primo che vi suggerisco e che ha a che fare appunto col tema che trattiamo in questa lista è Seduzione senza inganni. In questo caso abbiamo la protagonista che quando era alle superiori era un po' cicciottella e c'era uno della gang dei ragazzi più in vista invece che la prendeva in giro, ma adesso che è adulta ha la possibilità di vendicarsi e di dimostrargli che non è più la ragazza di una volta perché questo qui adesso è tornato in paese e ha bisogno della villa che lei gestisce per il suo lavoro. Poi abbiamo un altro libro di Susan Andersen che secondo me era adatto a questa lista, era Se mi baci ti sposo, ok? Anche qui abbiamo la protagonista, viene a sapere che l'irresistibile e irresponsabile Jake Bradshaw sta per tornare nella cittadina dove abita, no? E magari vuole anche riprendersi suo figlio che ha lasciato lì e lei non vorrebbe perché anche se lei non ne è la madre, gli è molto affezionata e non vederlo più perché si dovrebbe trasferire altrove la rattristerebbe. Quindi i due comunque cominciano a frequentarsi, c'è attrazione e lui effettivamente ha la nomea di cattivo ragazzo. Poi abbiamo un altro romanzo di Susan Andersen, Un'altra volta tu. Anche qui abbiamo la protagonista che all'improvviso nella sua vita vede ricomparire un uomo del suo passato, in particolare un agente sotto copertura che le ha creato dei gran casini, perché una volta che erano in vacanza nelle Bahamas, lei ha passato una notte indimenticabile con lui, la migliore della sua vita, però dopo è stata arrestata e gettata in una prigione delle Bahamas. Quindi sicuramente con lui ha avuto sia la notte migliore che le notti peggiori della sua vita. E adesso eccolo che rientra di nuovo nella sua vita, del tutto per caso perché stavolta non è sotto copertura, ma è venuto in paese perché i suoi due fratellastri abitano lì. E anche lui è sorpreso di rincontrare Tasha, no? E l'attrazione tra i due è ancora molto molto alta, quindi vediamo se lei lo perdonerà e lui riuscirà a riconquistarla. Sicuramente anche lui, come due fratelli, è un playboy che però alla fin fine, quando trova la donna giusta, è pronto a cadere come una pera cotta. Altro romanzo che cade proprio a pennello in questa lista è Non cercarmi mai più di Emma Chase, ma anche in questo caso molti romanzi di Emma Chase andavano bene ad essere inseriti in questa lista. Premetto che Emma Chase non è la mia autrice preferita, anzi non l'apprezzo particolarmente, però in questo caso era proprio un libro che ci azzeccava in pieno e non potevo non metterlo. In Non cercarmi più abbiamo Drew Evans che è bello, arrogante, viene da una famiglia bene e seduce le donne più belle di New York con un semplice sorriso, no? Ma mi va in crisi quando conosce Kate. Kate è brillante, bella e ambiziosa e viene assunta nella impresa di investimento bancario del padre di Drew, no? Lei si mette in competizione con lui, quasi alla pari sul piano professionale, e in più non cede alle sue avance. Lui dice: "Com'è possibile? Com'è possibile?" Allora, non abbiamo proprio i personaggi più verosimili di questo mondo in questo libro, non abbiamo la trama più innovativa di questo mondo, ma se comunque cercate qualcosa di estremamente semplice e prevedibile e che comunque c'entra in pieno col tema Bad Boys, o meglio Playboy, sicuramente questo è un libro che rientra in questa categoria. Altro libro, secondo me, più carino, che rientra in questa categoria è Mister Sbatticuore di Alice Clayton, che quando è uscito qualche anno fa ha fatto proprio furore. Perché? Perché parte da un presupposto abbastanza carino. Cioè, abbiamo Carolyn che è single da diverso tempo
e non riesce a dormire. Perché non riesce a dormire? Perché il suo nuovo vicino di casa tutte le notti fa un casino terribile, perché quando porta a letto le sue varie conquiste, durante le sue attività notturne, fa sbattere la testiera del letto contro il muro confinante con la camera da letto di Carolyn, no? E lei non ce la fa più, non ce la fa più, non solo per il rumore, non solo perché non riesce a dormire, ma anche perché, siccome sa da cosa dipende quel rumore, perché oltre allo sbattimento della testiera del letto sul muro sente anche i gemiti sia di lui che delle varie donne, lei è in crisi anche perché comunque lei è un casino che non ha un orgasmo e quindi si sente privata, no, anche di questo, e quindi si arrabbia ancora di più con questo vicino, finché una notte non ce la fa più, è ancora in camicia da notte, esce dal suo appartamento e bussa alla porta di lui. E da lì comincerà la nostra storia. Un altro libro che vi suggerisco, perché è di una delle mie autrici di romance contemporanei preferite, cioè di Rachel Gibson, e si intitola Un'altra volta ancora. Io di solito amo i libri di questa autrice, mi piace come scrive, mi piacciono le sue trame. E mi sentirei di suggerirvi qualsiasi suo libro a proprio spada tratta, cioè non ho dubbi che vi potrebbe piacere se avete più o meno i miei stessi gusti letterari. Però in particolare questo libro che io ho scelto di inserire in questa lista perché parla di uno dei playboy più playboy tra i personaggi dei suoi libri, ha una tematica che a me non piace, che è quella delle gravidanze non confessate al padre del bambino, che secondo me è una cosa profondamente ingiusta. Cioè, potete avere tutti i problemi che potete avere. Il concepimento può essere successo in un momento di pazzia, sotto effetto dell'alcol e tutto, però ad un certo punto, quando scopri di essere incinta, a lui glielo devi dire. Che dopo lui ti molli lì è un altro conto, però glielo devi dire. Invece, in questo caso, il giocatore sportivo difensore dei Chinooks, Sam Leclerc, che è anche un irresistibile playboy, passa una notte d'amore a Las Vegas con una bella ragazza e in mezzo ai fiumi dell'alcol i due decidono anche di sposarsi, ma passata l'euforia, ok? Pochi giorni dopo comunque i due divorziano, ok? Lui però non sa che Autumn in realtà è rimasta incinta, e a distanza di 5 anni, quando i due si rivedono e il segreto uscirà allo scoperto, non sarà facile per nessuno dei due. Altro libro che inserisco in questa lista, anche solo per il titolo, è The Bad Boy di Samantha Towle. Questo rientrerebbe anche un pochino nei rock romance, no? Perché? Perché abbiamo la protagonista che quando aveva 14 anni ha il cuore spezzato perché il suo mi migliore amico e il suo primo amore, Jake, si trasferisce dall'Inghilterra negli Stati Uniti lasciandola sola, no? E 12 anni dopo, quando i due si rivedono, finalmente le cose sono molto cambiate perché lei è una giornalista musicale di successo che deve intervistare Jake, che è diventato il leader di una rock band famosissima in tutto il mondo, no? Però nessuno dei due si è dimenticato dell'altro, scocca una scintilla, e anche se lei ha dei dubbi perché lui è una rockstar, è un playboy, è uscito con mille mille donne, comunque non riesce a resistergli. Il libro è carino, il libro mi è piaciuto personalmente, non è niente di straordinario, però mi sento di suggerirvelo. E per concludere questa lista non poteva mancare sicuramente un libro di Susan Elizabeth Phillips, un'altra delle mie autrici preferite, e in questo caso ho scelto uno dei libri della serie Chicago, ed è Un posto nel cuore, dove abbiamo appunto Ted, un ex campione di football che ora tenta la strada del cinema, che si ritrova coinvolto con una nuova assistente particolarmente timida, particolarmente chiusa in se stessa, e all'inizio lui tenta di tirarla fuori dal guscio, la prende in giro, si diverte a metterla in imbarazzo perché è facilissimo metterla in imbarazzo, ma quando si rende conto che la sua timidezza è quasi patologica, decide addirittura di aiutarla a cambiare, a diventare più estroversa e magari anche a trovare un fidanzato. Lui se ne intende perché, essendo un gran playboy, dice:
la può sicuramente consigliare sul vestiario, sul trucco e le insegnerà come flirtare con gli uomini. Peccato che quando le insegna tutte queste cose, quello che rimane scottato e comincia a provare qualcosa per lei è proprio lui. E da Playboy mi diventa vittima di una nuova seduttrice. Libro molto carino che mi è piaciuto molto, forse tra questi che vi ho elencato è il mio preferito di questa lista, a dire il vero. Aggiungo in conclusione un'onorevole menzione che in questo caso è uno dei miei romanzi, uno dei libri che ho scritto io e si tratta di Piccola Vipera, anche quello è un rock romance e la protagonista rimane scottata appunto da un cattivo ragazzo e la lascia per inseguire la fama. I due avevano iniziato insieme la strada verso il successo musicale perché entrambi sono patiti per la musica, entrambi credono fortemente nelle loro capacità ed erano convinti che impegnandosi a fondo sarebbero riusciti a coronare il loro sogno di diventare delle rock star. Ma quando lui viene data una possibilità che non include lei, non esita a coglierla e ad abbandonare lei. E lei per rivalsa farà di tutto per diventare a sua volta famosa per provare a lui che anche senza di lui ce l'ha fatta anche lei e magari addirittura più famosa di lui. Ma quando i due si rincontreranno scatterà di nuovo la scintilla tra di loro perché comunque una volta erano anche coinvolti sentimentalmente. Sono entrambi due persone estremamente passionali, estremamente carismatiche, estremamente volitive e quindi il loro rapporto non sarà facile, ma alla fine quando saranno più maturi si renderanno conto anche che non vogliono nient'altro che non sia l'altro e che ci sono cose più importanti della fama in fondo. Un romanzo che ho scritto qualche anno fa, ma che secondo me può rientrare in questa lista perché appunto il protagonista maschile alla fine si comporta da cattivo ragazzo, anche se poi si redime prima della fine del libro e quindi volevo nominarvi anche lui. Come sempre qui sotto nell'info box troverete i link a tutti i libri che ho citato in questo video. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace qui sotto e non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale per non perdere i miei prossimi video. Buona lettura!